Sono impazziti quelli di Game Freak, hanno capito come si fa un gioco leggermente competitivo? È impossibile! Non è possibile che l'abbiano capito finalmente! Ed eccoci qua, ben trovati su Pokémon Violetto, il disco indaco DLC, seconda parte di Il Tesoro dell'Area Zero. Ora, nello scorso video ho fatto la conoscenza di Aris, ho preso anche il sincronizzatore e è un minigioco piuttosto divertente, poi sarà da approfondire. Inoltre, con il tasto destro direzionale possiamo vedere le ricreatività che ci dà dei punti mirtillo ogni volta che completiamo queste missioni. Siamo anche entrati a far parte del club Lega, eccolo qui. Dovremmo andare sia qui sia alla mensa scolastica e penso che bisognerà combattere contro tutti quanti i Super 4 del club Lega. Ah, eccolo qui, guardalo. Allora, Aris, io Link, non startene in piedi, su, siediti. Neanche si gira, è talmente annoiato, svogliato o stanco. La prima volta che vieni in mensa, no? Fidati del vecchio Aris, prendi il menù scolastico, è tutta roba morbida, non serve nemmeno masticare. Meglio masticare con cura, facciamo come i gabbiani che sgargarozzano tutto quanto intero il pesce. Mi sembra di sentire mia madre. Link, sei forte con i Pokémon, giusto? Con un talento come il tuo puoi benissimo puntare all'apice della Lega Mirtillo ed è quello che farò, oltre le altre cose, certo. Sarebbe da sbellicarsi se uno studente del programma di scambio diventasse primo in classifica, no? Perciò mi piacerebbe proprio che partecipassi alla Lemi, ci stai? Ma certo che ci sto. Oh, avete deciso di onorarci della vostra presenza! I Super 4, immagino, con il campione che non è altri che Riben. Wow, il campione! Ci sono anche i Super 4! Aris, che volevi dirci? Niente di particolare, siamo in mensa, no? Vi ho solo invitati a mangiare un boccone insieme. Rilassati, su! Che spreco di tempo. Se tutto questo tempo da perdere, perché non lo usi per allenare i Pokémon? Magari riusciresti pure a batterli. Riesciresti? Errore di traduzione. È un piccolo typo. Ci può stare, dai. Ah, mi ha respinto. Non vuoi concedere l'onore di condividere il pasto neppure al tuo amichetto qui presente? Noi sorridenti, come se fossimo contenti di vederlo. Link! Mi sembra diverso. Che ci fai tu qui? Ah, non lo sapevi, ho qui per il programma di scambio. Io e lui siamo già pappa e ciccia. Già che c'ero l'ho evitato di entrare alla Lemi. Ottima idea, già bruciato la voglia di lottare contro di lui. Uno studente di un'altra scuola nella Lega Mirtillo. Non se ne registrano precedenti. Esatto. Certamente Link è in gamba, ma da qui a farlo entrare nella Lega Mirtillo. Ah, che pizza. Siete proprio due costa feste. Mettiamo la cosa ai voti. E ovviamente sono favorevole. Tu rupi. Mi dispiace, ma le regole sono regole. Io sarei contraria. Piros. Ma sì, perché no? Se qui vuol dire che è uno studente come noi, no? Erin, tu che mi dici, eh? Mi attengo alle regole, pertanto esprimo voto contrario. Due a favore e due contro. Bene, dunque, qual è il parere del nostro stimato campione della Lemi? Mi sa che l'idea che ha Aris del campione, o meglio, di tutti quanti in generale, è prenderne un po' per il culo con questa voce, no, che sto dando io un po', questo tono un po' benefreghista, quindi magari è un po' strafottente. Per Riben non fa differenza. Chiunque sia mio avversario non mi faccio battere. Allora è deciso. Se ne va con un'aria altezzosa, alza la testa, mento in su, non se ne frega di niente. Che bravo il nostro Riben, è maturato. Aris, non ci siamo per niente. E dai, su, che seccatura che sei. Tra te e quell'altra, questa pure, come si chiama? Non ho letto il nome. Non mi ricordo più che altro perché l'ho letto. Erin, giusto, Erin. Bel nome tra l'altro, ma... Perché dovete essere così rigidi? Se a preside Bluebird poi dovrebbe stare bene a preside. Mi spiace Link, volente o nolente ora fai parte della Lemi. Adesso che abbiamo deciso dobbiamo ufficializzare la cosa. Andiamo a parlare con la tipa all'entrata. Cosa? La tipa all'entrata? Ah, in quanto studente del programma di scambio non risulti come regolarmente iscritto all'istituto Mirtillo. Ah, per quello non c'è problema. Da Super 4 gli abbiamo dato l'ok, seduta stante. Perdonami, Aris, ma capirai che non posso semplicemente fidarmi delle tue parole. Ah, è come dice lui. Meno male. Ho dato a Link permesso di entrare nella Lemi. Se lo dice il campione non ho obiezioni. Datemi un secondo, faccio subito. Cioè, il campione della Lega vale più di uno studente più grande.
Riben che mi salva da ogni impiccio. Questa sì che è nuova. Link. Non azzardarti a perdere prima di arrivare a me. Non perderò. Perfetto. Quando mi raggiungerai ti farò vedere che non sono più quello di una volta. Riri, non dovresti usare questo tono con Link. Tu stanne fuori, Rubra. Aspetto quando sia la nostra sfida. Ci sarà da divertirsi. Dai, 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 dai che voglio sfidarlo. Mi dispiace, Link. Riri è stato odioso, vero? Anch'io non gli parlavo da tanto. È diventato proprio antipatico. Beh, dopo tutto il nostro stimatissimo campione non può perdere tempo con noi comuni mortali. Aris, sei tu che hai trascinato Link nella Lega Mirtillo, vero? Scherzi, è stata una sua idea. Sì. Bene, bene, bene. Ora ci divertiamo. Il fatto è che Rupi ho già visitato tutta quanta l'area sua del Bioterrarium. Però non lo so. Tra l'altro ho letto anche chi si lamentava del fatto che il gioco ti guida. Volevo un attimino dire sta cosa. Il gioco non ti guida affatto. Cioè, ti dice dove andare. No! Tu puoi andare dove vuoi se metti segnamappa. Se metti segnamappa è normale che poi raggiungi subito la sede che ti interessa. Però un Dodrio! Attenzione, un Dodrio! Non l'ho catturato! Vai, Velox Ball! Yeah! Ok, guarda quante Pokéball. Ah, tralite fuoco, wow! Praticamente, sì, è buono! Che è Akira qua? Allora, stavo sgommando come Akira. Allora, eccoci qua. Salve! Mi viene viso lucido. Truccati. Vuoi partecipare alla prova? Aspetta prima, fammi andare qua sopra. Ho fischiato. Ah, ma qui non c'è nessuno, giusto per sfidarci. Ho fatto un po' di team management, ora sono pronto ad affrontare la Lega. Almeno contro Pyros, poi per gli altri devo rifare un po' di team management. I seguaci di Pyros, i Super 4 della Piazza della Savana, ti danno il benvenuto. Ti chiami Link, giusto? Sei qui per scalare i ranghi della Lega Mirtillo, immagino. Vuoi partecipare alla prova dei Super 4 in cambio di 50 PM, ce li hai? Certo, ho fatto un po' di missioncino ogni tanto. Contro il campione ce ne vorranno 100, perché il campione è il campione. O 500, che è ancora peggio. Ricevuti, grazie mille. Cioè, tu puoi sfidare in cambio di soldi. Un po' come quando corri in MotoGP a Formula 1, certo. O moto in generale, non per forza il gran premio più prestigioso di tutti. Sì, bisogna pagare per correre con le moto. Poi sono gli sponsor che ti pagano. Ma tu devi pagare per correre. Bellissimo. Siamo pronti a cominciare! Ah, ma sei tu! Ci siamo visti in mensa, famoso Link, dico bene? Il mio entusiasmo sta cuocendo a fiamma alta. Però non stiamocene qua, dai, vieni con me. Che belli dialoghi. Non sono i soliti dialoghi sterili, tipo, ah, adesso ti batto, ah, mi prendo il tuo Pokémon, oppure, ah, lottiamo. Sono dialoghi più costruiti. È bello questo, molto bello. Che belle le fiamme di Magmortar, non ci avevo mai fatto caso. Aspettavo giusto qualcuno abbastanza coraggioso da sfidare le mie fiamme. Devi sapere il fatto tu se ti lasciano affrontare subito noi Super 4. Non mi stupisce che Riben e Aris siano così interessati a te. A dire il vero, ora pure io ho una certa curiosità nei tuoi confronti. In ogni caso, questa prova non sarà mica una passeggiata, eh. Nella prima prova di... Ah, devo fare la prova proprio! Nella mia prova di Super 4 dovrei preparare un panino piccantissimo. Devi fare un panino così piccante da far piangere persino uno come me! Credi che sia facile? Invece no, perché non potrei usare gli ingredienti che hai già con te. Per ottenere gli ingredienti dovrai contrattare con i membri del club Lega qui intorno. Quando pensi di avere tutto quello che ti serve, torna da me. Voglio vederti preparare il panino con i miei occhi. La scelta degli ingredienti giusti è il segreto principale dietro la buona cucina, ricordatelo. Devo fare anche la prova. Allora Link, sei pronto per la prova di Super 4? Sì. Ok. Dammi 3 minuti e preparo tutto. Ok. Ah, e a me ci vuole invece 30 minuti solo per la preparazione mentale. Non ho tempi di limiti di tempo, voglio dire. Chi è questa, mo? Cioè, devo dare loro dei punti mirtillo? Ok, devo contrattare, sì? L'obiettivo è preparare un panino piccantissimo. Sai cosa ci va dentro, vero? Quando hai abbastanza ingredienti per iniziare, chiamami. Bene, e ora, via! Sapete che in realtà ho fatto un solo panino da quando è uscito il gioco? Per farvi capire quanto io sia preparato per questa sfida. Allora, tu che hai? Insalata di patate. No, non la voglio l'insalata di patate. Mi fai piangere, non la voglio! Se hai dei cetrioli posso darti salsa piccante. Ma che cozzettatura, sono sui cetriolini.
Cioè, buoni cetriolini, per carità, però. Scambio dell'alapegno. Mi mancano altri due ingredienti. Dammi del prosciutto crudo e dell'olio di oliva e ti do l'alapegno. Ma che significa? Ma scusami, devo contrattare con questi. Uno scambio con il sorriso. Uova bollite. No. Devo fare per forza l'insalata di... Devo parlare con tutti, insomma. Sono io ad avere del piccantissimo alapegno. E in più la mia squadra è davvero fortissima. Oh, dammi l'alapegno. Non posso comprarlo. Spendo solo più punti mirtillo a caso, no? A Pokémon Erba. Mi sono preparato per il fuoco, però. Ma ero pronto contro il fuoco, non contro l'erba. Come te lo devo dire? Ah, sì? Vuoi giocare in questa maniera? Va bene, giochiamo in questa maniera, allora. Vai, Croccomelo! Clava di liane su Magmar! Eh sì, mi sono portato Oggerpon acqua, perché dico, sai, è la sfida contro un tipo di fuoco, no? Mi porto tipi d'acqua, tipi terra. No, c'è un tipo erba questo. Mi piace però il fatto che ti diano roba piccante e che... Quill, il nostro amico, voglio mangiare cibo piccante, mi piace molto. Allora, devo affrontare tutti in poche parole, tutti o quasi. Tutti o quasi, questa vuole le patate. Dai, dammi le patate, su. E hanno Pokémon acqua, ma è possibile? Cioè, no, il gioco l'ha capito il gioco. Il gioco era preparato, hanno detto Game Freak. Facciamo la sfida contro i Pokémon fuoco, però gli mettiamo anche acqua e erba. Guarda che siete fenomenali, eh. Quando ci si impegna Game Freak le cose le fa bene. Però ti va male, Tato, perché Electros è tipo elettro. Quindi si sono un po' fregati da soli. A levitazione Electros, non lo sapevo. A giga assorbimento. Io, ragazzi, sto impazzendo. Mi faccio un film in testa e poi no. Levitazione, giga assorbimento. Oh, sono impazziti quelli di Game Freak. Hanno capito come si fa un gioco leggermente competitivo? È impossibile. Non è possibile che l'abbiano capito finalmente. Avrei preso la maionese da quella tipa là, quindi questo che vuole? Ah, lui vuole la maionese. Toh, pigliatela. Uova, olio e aceto. Oh yeah! Lui vuole prosciutto crudo e olio d'oliva, ok. E mi dà jalapeño, grande. Lei vuole l'aceto? Vorrei la senape! Devi combattere e scambiare con tutti, insomma. A che serviva allora? Toh, uova bollita a posto di chorizo rosolà. Chorizo è piccantino e chorizo. Vai, facciamo sto panino, dai, ora sono pronto. Ma in poche parole devi comunque scambiare tutti quanti gli ingredienti. Chorizo e cipolla. Poi, salsa piccante, senape, stecchino infuocato, vai. Eh beh, vorrei vedere. Ah, tutto rosso. Mo brucia, più del fuoco dell'inferno. Bisognerebbe vedere, però non si sa mai. 3 stelle, vai. Per il secondo, per essere il terzo panino che preparo. Questo panino va oltre la piccantezza, proprio male. Sento le fiamme di vampare dentro di me. È così piccante che farebbe impazzire anche la divinità della piccantezza. Chi è? Quindi The Brother Super 4, cioè la preparazione di un panino piccantissimo è... superato alla grandissima! Un successo a fuoco vivo! Meno male che ride. Dai che torniamo in piazza, mi brucia ancora un po' la lingua, che bello! Beh, buono il piccante, dai. A chi non piace il piccante? A chi non l'ha mai provato, ovvio. Non troppo, giusto? Il giusto. Ok, la prova l'abbiamo finita. Ora tocca alla lotta con il Super 4. Hai preparato tutto il necessario per la nostra sfida? Sì. Sono pronto. Pronti? È tempo di alzare la fiamma a fuoco alto! A meno che io non ci fa anche lui lo scherzetto di avere un Pokémon d'erba, ma spero di no. O forse sì, non lo so cosa spero. Bene, Link. Tu hai una specie di conto in sospeso con Riben, giusto? E sembra che anche Aris stia tramando qualcosa. Ah, qui sta facendo una gran rottura! Se vuoi una qualcosa da dire, lo deve dire subito! E io non sono certo il tipo da star lì a rimuginare su tutti i dettagli. Se voglio lottare, lotto. Non trovi che sia più semplice così? Sono Pyros, il Super 4 tipo fuoco ed è settore savana. Ti costringerò a servirmi la vittoria su un piatto d'argento. Rotom e Talonflame.
Rotom ha levitazione, vero? Se ricordo bene. Bene, diamo fuoco ai Fornell. Voglio dire, diamo fuoco alla lotta. Rotom me lo ricordo pochissimo. Mi ricordo le forme, ma non mi ricordo l'abilità speciale. Luna rossa, parto con Talonflame e con ripicca su Rotom. Elettrofuoco dovrebbe essere ora, giusto? Luce solare, aia! È vampata, fa comunque male. Giorno di sole, vampata, combo devastante. No, vabbè, dai. Ma a parte che livello stanno che non l'ho visti? Wow. Madonna, 77. Ah, come me più o meno. Rotom non è più tipo normale. Aspetta, no. Mandiamolo in KO1 per volta. Karma. Ah, forse me lo manda KO. Vampata ora dovrebbe essere molto più debole. Dato che ha perso metà dell'attacco speciale. Ah, ok, ok. Però non ha fatto molto. No, proprio Ursaluna proprio vogliono mandarlo a tappeto. Non ce n'è per nessuno. Se l'avessi ricaricato al massimo, forse. Tipo erba. Che c'entra con il fuoco il tipo erba? Me lo devi spiegare. Idrobreccia su Rotom. E Croccomela a posto di Crocodile. Dai, non può essere però così, so. Ah, c'ha solo a raggio. Me lo scarica tutto quanto su Poliwrath, immagino. Fuoco fatuo, perché? No, però se mi ha dato fuoco fatuo non dovrebbe darmi solo a raggio su Poliwrath. Ho capito che fuoco fatuo riduce l'attacco, ma porca miseria! E l'ha annullato! Cioè, non si tratta tanto di essere competitivi. Qua proprio, cioè, zero l'attacco è rimasto. Boh. Vabbè. Ce l'hai già, dai, ce l'hai già. Su, vai di botta, su. Su Poliwrath? Ma perché allora me l'ha scottato? Per non riceve danno. Va bene, ripartiamo da qui allora, dai. Allora, clava di liane su Rotom. Lancia fiamme su Exeggutor. Dai, con sto fuoco fatuo, è fissato. Sta fissato mo con fuoco fatuo lui. Va bene, va bene. Va benissimo. Ci sta che la lotta sia un pelino più difficile. Dai, è una lega. Altro che lega del gioco base. Questa è una vera lega. Bene, sono contento, sono contento. Deve essere un pelo più complicato vincere qui. Deve. Per forza di trama. Deve esserlo. Manda Camerupt. Ok. Ok, facciamo così allora. Il Rotom usa Sciagura. No! Ok, non ha fatto niente. Strano, quando hai uno status dovrebbe farti molto più male Sciagura. Che strano. Vediamo un po' se basta palla ombra. No, ma dai. Onda calda. Wow! Ok. Va bene, va bene, va bene. Tranquilli, tranquilli. Ce la facciamo, ce la facciamo. Ricarica totale su Ogerpon. Perché fa male Rotom, fa molto male. Allora, il turno dopo cercherà comunque sia di riscottarmi. E sicuramente ce la farà visto che è più veloce. Infatti non ha fatto niente Sciagura, guarda un po'. Oh, bene. Sì, vabbè, l'inquadratura lascia desiderare. Qua è proprio da riscrivere alla base proprio il codice, perché fa davvero cagare. C'è poco da fare. Clava di liane su Magmortar e palla ombra su Rotom. Lo sapevo, l'ho detto. È ovvio. Sempre quello a sinistra, però. Il primo a scendere in campo. Che strano. No, alla bacca che riduce la potenza della mossa. Ma dai. Ma è un genio questo. È un genio. Bacca Pasflo si chiamava, giusto, giusto. Bacca Pasflo. Rifà giorno di sole.
Tato, tanto il prossimo turno vai KO. Ok. Oh, però gli ha fatto male Clavadiliani, eh. Tra la bruciatura e la bacca Pasplo, metà vita gli ha fatto, eh. Non è poca cosa, non è poca cosa per niente. Blaziken. Che bello Blaziken. Vai, Clavadiliane. E palla ombra su Blaziken. Blaziken è tipo lotta, quindi. Ora sulla fiamma per la terra, cristallizzazione! Vai Blaziken, falli flambe! Potevo terra cristallizzare con Ogerpon, veramente, eh. Potevo e dovevo farlo. Ah, bello Blaziken. Tutto incristallizzato. Incrostato di cristalli. Ah, ma senti, ma prima con la bacca Pasplo t'ho fatto metà vita. Com'è possibile? Non ha senso. Oi oi oi. Acceleratore c'ha. Allora, facciamo così: Terra Crystal, Clavadiliane su Blaziken che fa molta paura. E facciamo una ricarica totale con turno di Croccomela sempre su Ogerpon. Ogerpon è la carta vincente ora. Con la Terra Crystal poi te lo raccomando. Proprio questa ci serve proprio. Ora non è più scottato, può mandare KO Blaziken e Magmortar lo regge. Poi ho altri Pokémon dietro comunque sia a difendermi. Guarda che bello. Questa è una Terra Crystal speciale, tra l'altro, perché proprio è fatta apposta per lui. Alberga memoria. Difesa speciale aumenta, che goduria! Va bene, Croccomela, il tuo sacrificio non sarà dimenticato. Croccomela, tra l'altro, è l'unico che mi porto dietro da sempre. È a livello 90 e passa, quindi va benissimo così lo stesso. Ero sicuro avrebbe attaccato Croccomela a Blaziken, quindi perfetto così. Let's go. Vai, manca solo Magmortar. Guarda, possiamo rimanere in campo così, non serve che mando altro. Non è molto efficace, ma gli ha rotto il sederino. Cioè, onda calda, ragazzi. Vabbè che c'è il sole, ma è terra cristallizzato e ha la difesa speciale aumentata. Quanto è forte Magmortar? Guarda, non ti voglio... non ti voglio umiliare. Colpo basso, ripicca. Posto. Finita così, dai. È finita. Bella, bella lotta. Mi piace sto Super 4. Questo è veramente forte. Bravo. Bel match. Avrei voluto vincere, ma mi è servita una sconfitta amara. Già, una sconfitta molto amara. Grande! Hai cotto questa lotta a fuoco altissimo! Sei troppo bravo, Link! Sai, le lotte alla cucina mi piacciono perché sono facili da capire. Quando lotti, o vinci o perdi. E il piatto che cucini può essere piccante oppure no. Semplicissimo, vero? Però adesso nel Club Lega non si sta tanto bene. C'è qualcosa che non va, è tutto così complicato. Come possiamo fare perché torni a essere il club allegro di prima? Scusa, ho abbassato troppo la fiamma. Comunque sei davvero forte, Link! Ti va di cucinare qualcosa? Mi è venuta voglia di esibirmi in uno dei miei piatti forti! Sta cosa delle foto è molto carina, devo essere sincero. Mi è piaciuta fin dal gioco base fino ad ora. Ero molto voglioso di vedere una foto con Pyros. Voglioso non è il termine adatto, ma avete capito quello che intendo, dai. Voglio regalarti una delle mie ricette più preziose. Tada! MT-207, che contiene rabbia bruciante. Il Pokémon attacca con l'impeto di chi è pronto a tutto. Se la mossa usata nel turno precedente non è andata a segno, la potenza raddoppia. Ah. Io non sono molto bravo a regolare la temperatura, se non in cucina. Quindi, mi esercito a scaldare cuore nella Lega Mirtillo, Link. Ok. Fai tornare quel Magmortar nella Pokéball, ti prego. È imbarazzante vederlo a 10 metri dietro da te. Yo, futuro campione! Ciao, Aris.
E così ha battuto il primo Super 4, un inizio promettente, bravo. Pyrus non è certo una schiappa, sai? È solo un tipo molto semplice. Ma questo può anche essere un suo pregio. Mi ricordo quando mangiavamo la roba cucinata da lui dopo le attività del club. Ah, bei tempi. Ma sai, anche lui ha le sue preoccupazioni. Qualcosa mi dice che uno come te riuscirà a rimescolare un bel po' le carte in tavola del club Lega. Comunque, ci si vede in giro. Ah, e buona fortuna con gli altri 3 Super 4. Grazie. Però, lo faremo nei prossimi episodi. Bene, ora, sull'altura qui. Vado un attimino sull'altura, proprio per essere padrone di questa savana. Oh. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!